Cantina Mattarelli, una delle principali cantine del Ferrarese. Due domande subito. Valore aggiunto di bere Fortana, uno dei principali vitigni storici del Ferrarese, e di quanti colori ne fai? Allora, come dicevi te, il valore aggiunto può essere la storia, la tradizione. È un vitigno che ancora ha delle viti a piede franco, per cui andiamo veramente indietro nei secoli ormai a questo punto. E in più è legatissimo al territorio, alla nostra tradizione enologica, che si sposa perfettamente con la cucina del territorio, e qui abbiamo parlato di tradizione. E in realtà c'è anche un valore aggiunto legato all'evoluzione, perché quello che era la Fortana di 20 anni fa oggi è cambiata. Abbiamo cambiato certe tecniche noi produttori, campagna, cantina, per cui il vino oggi è diverso. Abbiamo avuto un'evoluzione. Mi riallaccio a quello che mi chiedevi, quindi quanti colori. E la Fortana una volta era pensata, era conosciuta vino rosso frizzante, sì, vivace, da abbinare alla cucina grassa del nostro territorio. Oggi la Fortana abbiamo scoperto essere versatilissima, brevissime macerazioni per delle vinificazioni in rosato, con delle nuance incredibili, vini tranquilli, spumantizzazioni, quindi bollicine molto moderne, e anche prove di affinamento con lunghe macerazioni. Per cui veramente penso che oggi la Fortana sia ancora da comprendere, da finire e di scoprire. Finiamo con un abbinamento della Fortana con un piatto di terra e un piatto di mare che tu potresti consigliare. Beh, ovviamente rimaniamo sulla tradizione, sulla terra salama da sugo o comunque tutto ciò, certo, che è legato alla cucina del maiale ferrarese, quindi un maiale con sapori decisi, con delle belle untuosità, ecco, diciamo, quindi anche gli affettati. Cucina di mare, andiamo ovviamente più che oltre al mare sulla valle, quindi sì, le versioni classiche per l'abbinamento con l'anguilla, i bordetti di valle. Invece sulle versioni più moderne, più eleganti, se vogliamo anche un pochino più piacevoli e facili da abbinare, ovviamente quello che è il pesce dell'Adriatico, quindi il pesce azzurro, di cui l'Adriatico è assolutamente pienissimo e che ha un valore aggiunto incredibile, ma anche tutto ciò che può essere gambero, comunque mazzancolla, sempre tipici del territorio. Bene, grazie mille, viva Fortana! Viva Fortana!